Le emozioni possono propagarsi come virus, ma non tutte si diffondono con la stessa facilità. Uno studio condotto alla School of Management della Yale University ha riscontrato che all'interno di gruppi di lavoro l'allegria e la cordialità hanno una notevole capacità di diffusione, mentre l'irritabilità è meno contagiosa e la depressione tende a non diffondersi affatto. La maggiore propagazione degli stati d'animo positivi ha implicazioni dirette sui risultati professionali. Gli stati d'animo, infatti, sempre secondo la ricerca di Yale, possono influenzare l'efficacia del nostro lavoro. Un atteggiamento ottimista favorisce la collaborazione e la correttezza dei rapporti, nonché la qualità delle prestazioni. Il riso, in particolare, dimostra tutta la potenza del circuito aperto e quindi la natura contagiosa di tutte le emozioni. Quando sentiamo qualcuno ridere, automaticamente sorridiamo o ci uniamo alla risata, creando una reazione a catena spontanea che si propaga in tutto il gruppo. L'allegria si diffonde tanto rapidamente proprio perché il nostro cervello contiene dei circuiti aperti, appositamente cablati per rilevare sorrisi e risate che provocano in noi risposte analoghe. Il risultato è dunque un sequestro emozionale in chiave positiva. Allo stesso modo, fra tutti i segnali emozionali, il sorriso è uno dei più contagiosi. La vista di un volto sorridente ci costringe in modo irresistibile a ricambiare con la stessa moneta. La potenza del sorriso deriva molto probabilmente dal suo ruolo benefico nel corso dell'evoluzione. Secondo le ipotesi degli scienziati, i sorrisi e il riso si sono evoluti come mezzo di comunicazione non verbale per cementare alleanze, comunicando un atteggiamento rilassato e amichevole, piuttosto che circospetto e ostile. Il riso dunque costituisce un segnale di disponibilità e amicizia del tutto attendibile. A livello neurologico, inoltre, la risata rappresenta la distanza minima fra due persone, giacché mette istantaneamente in collegamento il loro sistema limbico. Sono Barbara Suigo e per maggiori approfondimenti ti invito a leggere il libro Essere Leader di Daniel Goleman.